Ciao ragazzi e benvenuti su questo nuovo video. Oggi per la prima volta guarderemo un'esibizione dal vivo dei BTS, essendo che fino ad ora abbiamo soltanto visto i loro videoclip ufficiali. Quindi proviamo a vedere come si esibiscono dal vivo. Anche questa in realtà è la seconda che vediamo in cui per ora non sono tanto colorati. Ma infatti... tutti vestiti di nero, un tema scupo dietro, degli alberi spoglie. Infatti ho letto che questa canzone, sia la melodia ma anche addirittura le coreografie, sono collegate a quelle di Fake Love. Ah, ecco perché. Infatti il tema, secondo me, appunto come dicevi tu, rispetto ai colori e le scenografie, si vede che riprende quelle di sì. Fake Love. So che comunque anche il tema della canzone era proprio tipo la paura, l'angoscia di perdere l'interesse per la propria arte, quindi comunque sempre temi molto più cupi. Introspettivi, esatto, sì, molto introspettivi, mm-hmm. Più profondi, sì, ma richiama anche il cigno nero al balletto, che voi sappiate? Questo non lo so. No, allora, non proprio, cioè non mi sono informata tantissimo, devo essere sincera. Io devo che ripartita convinta. Vabbè, eventualmente fatecelo sapere voi. No, ma perché voglio sempre partire senza aspettative, quindi vabbè, ho letto velocemente, ma... comunque non credo sia collegato al cigno nero. Ok. Ma secondo voi sono i loro capelli naturali o hanno delle parrucche? Secondo me sono tinti. Secondo me sono solo tinti. Dice? No, sono tinti. Sì, anche, secondo me sono tinti. Comunque puntano tantissimo, cioè ballano veramente tanto anche dal vivo. Cioè, e ballano anche bene. Ballano veramente bene. Essendo comunque una band nata, sono una band hip hop dal principio, quindi cioè nell'hip hop comunque l'elemento della danza è sempre molto presente. Mm-hmm, sì, quindi sicuramente, secondo me, sì, non hanno imparato da zero proprio a 16 anni magari. Cioè, secondo me, sì, secondo me, anche perché per ballare così bene. Sì. Da professionisti proprio. Sì. Cosa che nel 2020 finalmente ci sia un'influenza così impattante nel mercato musicale globale che venga da un paese orientale o comunque diverso dall'America o comunque anche dall'Inghilterra, talvolta anche l'Australia, secondo me questi sono i paesi da cui provengono gli artisti principalmente più riconosciuti a livello mondiale. Sì, è vero. Ed è bello vedere che effettivamente ci stiamo un po' aprendo anche verso artisti provenienti da altre parti. È vero, perché se io penso alla musica orientale... si ha in mente magari la musica classica, i classici suoni, ma nessuna band o artista... No, che beh, c'era sempre coreano... Gangnam Style. Sì, ok. Okay. I veri ballerini comunque. Sì. E un'altra cosa interessante che ho letto sui BTS è che hanno contribuito, cioè a livello importante anche nell'economia della Corea del Sud. Quindi pensa quanto sono famosi, quanto sono importanti, l'introito di soldi gira intorno a loro. E che hanno anche ricevuto un premio perché hanno instaurato un buon rapporto tra Corea del Sud e Stati Uniti. Davvero? Infatti questa esibizione, tra l'altro, è presso... l'hanno fatta al Late Late Night Show di... James Corden. Esatto. Che è ovviamente uno show americano. Interessante questo, sì. Comunque, incredibile come veramente. A volte anche una cosa frivola come la musica possa in realtà avere degli impatti così importanti. Sulla politica tra i paesi è pazzesco. Però sì, bello. È vero. Chissà se anche a livello di turismo hanno comunque influenzato. Tra l'altro io sapevo che tantissimi artisti K-pop, a parte il fatto che hanno miliardi di collaborazioni con brand di qualsiasi tipo, ma per esempio avevo visto dei video dove se andavi nell'aeroporto per esempio di Seoul, li vedevi ovunque perché c'erano ovunque pubblicità con loro. Quindi secondo me per tanti fan anche da altre parti del mondo... magari hanno anche incrementato il turismo presso... Perché se uno è molto fan del K-pop, magari ha piacere di andare a visitare il paese. Esattamente. Ma come tanta gente magari è andata a visitare, che ne so,
l'Islanda per cosa hanno girato Game of Thrones? Non lo so. Stavo per dire per Bjork, ma non c'entra niente. No, dai. No. Come tanta gente, per esempio, è andata a visitare Londra o comunque l'Inghilterra per Harry Potter. Sì. Mm-hmm. Per vedere gli studios di Harry Potter, comunque. È vero. È vero. No, niente, volevo dire che anche dal vivo comunque è difficile distinguere un leader. Cioè, vedendoli anche perché magari nel video musicale, ok, ci sono le inquadrature, eccetera, però anche dal vivo vedere come si muovono in gruppo, non c'è mai uno che predomina sugli altri. Sembra che questo con i capelli neri, che non so come si chiami, l'ho visto due, però poi magari l'ho visto due o tre volte al centro che prendeva posizione, però poi magari hanno inquadrato da solo un altro e poi un altro ancora e poi, quindi non è vero, è difficile. Comunque tra l'altro non so se sbaglio, ma stanno cantando molto insieme rispetto a più parti soliste, almeno anche il ritornello, comunque anche adesso stanno sempre cantando tutti insieme. Mm. È vero. Chissà tra l'altro se sono in playback o se stanno cantando da vivo. Beh, playback c'è, di sicuro, nel senso che sì, c'è. Però, beh, non avendola ascoltata, perché non l'abbiamo ancora mai ascoltata registrata, non so quanto ci sia, però comunque inevitabilmente c'è, soprattutto, almeno io vedendo diverse esibizioni dal vivo di cantanti pop che ballano anche. Dici che almeno la base sotto, magari ci cantano sopra, stai dicendo? Sì. Cioè, la base c'è sempre, anche perché uno se balla, gli manca il fiato, deve esserci un po' una base, quindi sì, sicuramente sarebbe c'è. Sorprendente se stessero effettivamente cantando tutti dal vivo e ballando in questo modo. Sì, sono bravi. Sono sicura che qualcuno di voi lo saprà. Mi piace un sacco che siano scalze. Sì. Poi guarda come hanno preparato comunque tutto lo bellissimo studio. Cioè, bellissimo. Assurdo. Loro sono molto meticolosi, cioè il loro team anche, immagino, sono molto meticolosi nel preparare le scenografie, sì, gli abiti, anche perché hanno tutti un loro look, i capelli diversi, eccetera. Cioè sono molto molto studiati. L'immagine è molto studiata. Sì. A me piace la loro immagine comunque. Di certo hanno successo, sì, sentire le grida del pubblico. Fanno il loro bel figurone, cioè sono bravi comunque, sì, sono bravi ballerini, cioè la coreografia è bella, la scenografia, sì, è bella e cantano bene. Devo dire che adesso, rispetto al primo video che abbiamo visto in cui veramente non sapevamo nulla e ci sembrava il classico fenomeno, come dicevamo magari sì, su cui con tanti fan estremamente giovani, adesso vedendo anche diverse canzoni, diversi video, comincio a comprendere il come mai hanno avuto un successo così grande e va un po' oltre alla canzoncina, al fenomeno della boy band. Sì, è vero. Mm-hmm. Penso che andremo a un loro concerto. Aspettiamo in Italia. Sappiamo che in teoria non devono ancora venire in Italia, sarebbero dovuti venire con il loro tour mondiale quest'estate, che ovviamente è saltato. Eh sì. Va bene. Ragazzi, grazie per averci guardato. Fateci sapere se avete altre raccomandazioni o consigli su altre performance o video musicali di BTS. Anche curiosità, aneddoti, sì, quello che sapete. E per ora vi salutiamo, ci vediamo nel prossimo. Ciao! Ciao. Ciao.